Professore Stefano Papetti, come è riuscita a conciliarsi la cifra stilistica di un artista contemporaneo come Procopio con la figura di Giacomo Leopardi? Grazie all'intelligenza di Procopio, sostanzialmente, grazie al fatto che Procopio si sia avvicinato a Leopardi in punta di piedi e abbia, al di là delle conoscenze, diciamo così, che forse risaliranno al periodo scolastico, poi glielo chiederemo quando hai cominciato a conoscere Leopardi, si è nutrito appunto di letture recenti, di approfondimenti che hanno riguardato sia l'interpretazione filosofica della produzione Leopardi, in particolare delle operette morali, sia anche delle indagini che sono state fatte e proposte recentemente circa gli anni adolescenziali di Leopardi trascorsi nel Palazzo Recanatese. Insomma, tutto questo è servito attraverso un percorso di approfondimento che è durato parecchi mesi a conciliare appunto gli elementi legati alla figura e all'opera di Leopardi con questo stile di Procopio che sembra essere l'esatta contrapposizione rispetto al modo di esprimersi di Leopardi. Tra l'altro, come lei ha ricordato, è riuscito a fare un'operazione abbastanza inusuale, cioè tradurre in opere, in immagini le opere. Sì, non limitandosi, diciamo, a riprodurre testualmente quello che è contenuto nei testi di Leopardi, ma reinterpretandolo. E quindi questo tipo di reinterpretazione richiede ovviamente una riflessione che precede poi la realizzazione del dipinto. Ecco, aver trovato questo equilibrio tra una fase preparatoria che è stata certamente impegnativa e la realizzazione è uno, diciamo, dei meriti che si possono senz'altro ascrivere a Procopio, e che questi 18 dipinti che saranno esposti qui dal 12 agosto potranno, credo, chiarire anche al grande pubblico.